Fabio Mazzari, eccolo qua da vivere! Grazie! I grandi dello spettacolo televisivo! Sono tre volti notissimi agli spettatori televisivi, Valerio lo sappiamo perché, perché ha fatto migliaia di trasmissioni televisive, anche Striscia la Notizia, ma non solo, ma non solo. Alessandro Altobelli, lo ricordiamo e non lo dimenticheremo mai più, e Fabio Mazzari è uno dei grandissimi protagonisti di questo fenomeno pazzesco che è Vivere, questa soap opera che va in onda tutti i giorni su Canale 5, vero Fabio? Esatto. Bene, grazie di essere qua. Grazie a voi. Tu sei il bello della trasmissione. No, perché della, dai, io sono il ricco. I belli sono altri, sono mio figlio Andrea, sono Bruno De Caio, io dico i nomi dei personaggi, Bruno, se volete dico anche gli attori, sono Lorenzo Ciompi, Paolo Galissano, conosciutissimo, sì. Alessandro Preziosi, new entry, fra i bellissimi. Senti, che io avevo una proposta da farti, perché loro non avevano il coraggio, ma sia Staffelli che Altobelli chiedevano, anche data la rima, se c'era qualcosa... Beh, tu potresti essere, se Paolo Galissano gli viene un raffreddore, tu potresti subentrare, no? Sì, sulla fascia destra potresti subentrare. No, eh? Al guardiano, quello che fa anche un po' di pulizie, se mi viene anche a lui. Ah, ti piacerebbe magari... a te fare, ti piacerebbe a fare qualcosa. Allora, ruolo, descrivici il tuo ruolo, se tu dovessi descrivere in poche parole il tuo ruolo in Vivere. In Vivere? Il mio ruolo è quello, appunto, del ricco e buono, io, no, questo per definizione. Io sono l'industriale recentemente rapito, come sanno molti, credo, spettatori, sopravvissuto al rapimento che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso. Sono appunto quello che nella scheda che io ho memorizzato di questo personaggio all'inizio, appunto sono l'uomo che si è fatto da sé, self-made man, e quindi un uomo che è diventato industriale, imprenditore, partendo dal basso, per cui conosce la fatica, le regole del gioco, eccetera. E infatti ha detto ai suoi operai, e con questo chiudo, il padrone dal volto umano. Ho capito, beh, se, diciamo che tu hai un, quello che si dice, un physique du role per questo personaggio straordinario. Ascoltami, ti fermano mai per strada chiedendoti cosa succede nella puntata? Sì, sempre, anche prima. Me ah sì? Sì. Niente, voi... Noi non possiamo dirlo e un po' non lo sappiamo neanche, perché... È molto aperta la storia. Invece prima c'erano i nostri ospiti baciati da questo successo dal straordinario pubblico. Ed è meraviglioso, è straordinario, perché sappiamo, soprattutto gente che ha fatto tanto teatro, immagino, come voi, quanto insomma un po' si è faticato. Io infatti l'ho detto in un'intervista, se io dovessi mettere in fila tutti gli spettatori di teatro che mi hanno visto in 25-30 anni di carriera, sono quelli che prendono appena in mano il telecomando. Beh. D'altra parte, come dicono gli americani, there's no business like the show business, quando yes. funziona. Allora, ci vediamo. Si chiama Silvia, con la quale sono sposato da 30 anni. Applauso. Una roba di banchi di scuola. No, grazie. Sei molto gentile, io in realtà non sono così giovane. Allora, o sei giovanilissimo, grazie, non so, grazie, però grazie. Questo è un miracolo. Grazie, vita. Grazie. E ho un figlio che si chiama Michelangelo ed è un pianista jazz. Ah, bene, bene. Un figlio solo. Quindi segue le orme paterne in quanto piace la musica, l'arte in generale. Andiamo a bruciare un altro numero, anzi non a bruciare, le Stranzari ha avuto un'attività teatrale interessante, proprio qui a Milano, è vero? Ah sì, grazie. Io sì, ho un piccolissimo spazio, minuscolo, che si chiama Zazie, dove ospito degli spettacoli curiosi, strani. Ma no, parliamone, scusami, volentieri, siamo a Milano. Volentieri. Dov'è questo teatro? È in via Lomazzo, sì? Zona Sarpi, vicino a Corso Sempione. Ed è un'ex officina che io ho trasformato da pazzo in un teatrino. Quindi fai televisione, ma non vuoi assolutamente perdere infatti, il contatto. Io prima con di cominciare questa avventura bellissima di Vivere, facevo. Mandavo avanti questo spaziettino e che pian pianino ha avuto un bel successo e adesso anche grazie a Alfio Gerardi. L'ultima cosa che abbiamo fatto e che ha avuto devo dire un gran bel successo era addirittura un testo di Chekhov, proprio grande teatro. Cos'era? Gabbiano. Dove recitavo anch'io e quindi insomma un po' di richiamo. È stato anche il primo lavoro che hai fatto importante il Gabbiano? Beh sì, prima ne avevo fatti altri due, uno era un testo degli anni 60, 50
americano, molto bello, era un testo a due, poi pian pianino sono cresciuto, un altro testo a cinque persone, poi, finché questo a dieci. Poi nell'ultima parte della trasmissione parleremo molto più di voi. Volentieri. Ecco, però diciamo, con una battuta che potrebbe ricordare il mio vecchio gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, è stato proprio con il Gabbiano che tu hai preso il volo. Bene, allora, attenzione.